Oggi siamo a Vallelunga per abbattere una nuova barriera della disabilità. Siamo qua con il team Altea a provare una moto mondiale stock con cui Davide Giuliano ha vinto il mondiale nel 2011. Per me è un'immensa soddisfazione e un'emozione bellissima. E i disabili possono arrivare a degli obiettivi fantastici. La disabilità viene usata come modo di forza in noi disabili, non vissuta come disabilità ma come opportunità. Questo è un grandissimo regalo del team Altea, di Genesio Bevilacqua, in relazione a quello che di buono ha fatto la Onlus Diversamente Disabili in questo anno e mezzo. Portiamo ragazzi in pista, gli facciamo dei corsi passo dopo passo e un disabile può guidare una moto del genere, una moto che ha vinto il mondiale. Io un anno e mezzo fa, prima di farmi male, quando guidavo da normodotato, non avevo una preparazione come l'ho adesso da disabile. Questo è un lustro in più per i disabili. Tramite i nostri corsi credo che i ragazzi sono molto più preparati che un normodotato certe volte. Questa è una moto stock, esce direttamente dal reparto Corse Ducati in collaborazione con il team Altea. Siamo intorno ai 190 cavalli di potenza e con un regime massimo che arriviamo intorno ai 12.000 giri. Adesso vi mostro come abbiamo modificato la moto per poter permettere ad Emiliano di guidarla. Abbiamo inserito una pedana con un perno in modo da poter infilare questo qui, lo stivale qui, in modo che Emiliano possa guidarla in tutta sicurezza. Essendo un bicilindrico ha molta coppia in basso e quindi è una moto abbastanza facile da utilizzare anche per le persone che sono meno esperte su questo campo. Poi logicamente portata a un estremo in pista è tutto un altro discorso. Bravo Emiliano, bravo. Grazie Genesio. Bellissimo. Per me è stato un piacere la prima volta aderire al vostro invito che si è tenuto qui a Vallelunga e mi avete dato modo di conoscere un po' meglio questo mondo che devo dire mi ha sorpreso, mi ha emozionato e mi ha anche impegnato mentalmente a fare qualcosa che potesse comunque in qualche maniera regalare un momento di gioia a persone che secondo me ne potrebbe avere tutto il diritto, diciamo. Non so quali mezzi oggi ci sono a disposizione, per esempio per l'utenza civile, no? E che per me è sicuramente anche più importante delle competizioni. Però è chiaro che se poi vedo un ragazzo come Emiliano, che ha comunque una disabilità piuttosto accentuata, può guidare la moto come oggi l'ha guidata in tranquillità, in serenità, diciamo senza aver rischiato nulla, devo dire anche in maniera fluente, no? Come si è apprezzato, diciamo, dalle immagini, anche io devo dire che non ci saranno problemi anche attraverso le tecnologie oggi per noi disponibili, insomma, nel mondo sia del racing sia dell'industria civile, trovare comunque un modo per vedere questi ragazzi completamente a loro agio su mezzi magari preparati appositamente per loro. Questa è una moto a corsa, è una moto che non ha nulla a che vedere con le nostre, che abitualmente io ci corro. Sono dovuto stare molto attento principalmente perché la moto ha il cambio rovesciato. L'ho sfruttata
in una, da una parte l'ho sfruttata, non totalmente, è impossibile credo per un pilota anche normale, figuriamoci per un ragazzo disabile, però mi sono divertito tantissimo. È una moto molto caricata in avanti, i freni sono totalmente diversi da quelli che usiamo noi, basta toccarli appena, è un motore graduale ma cattivo. Bello, pieno sia ai bassi ma anche agli alti, come ogni bicilindrico conviene subito cambiare marcia e andare via, però in apertura ti salza l'anteriore quasi sempre. Che dire? Dire che è dimostrazione che un pilota disabile può guidare una moto a corsa. Perciò noi continueremo nel nostro lavoro a pubblicizzare e a credere in questo progetto che stiamo portando avanti ormai da 2 anni, che i piloti disabili sono dei piloti a tutti gli effetti. È giusto che questo sport dei disabili lo facciano nel pieno delle regole, della legislatura, d'accordo con la federazione, e penso che stiamo dimostrando che è una bellissima realtà che va aiutata e va alimentata ancora di più. Stiamo diventando tantissimi piloti, siamo una 30, stiamo dimostrando che il lavoro è stato già fatto, ora basta aiutarci a portarlo avanti.